vogliono regolamentare quello che succede, la musica, e quasi in tanti sì, si lamentano questa è proprio una perché follia. Stanno uccidendo quasi quasi questa la musica suonata nei invece dovrebbero fare il contrario locali. Scusa se interrompo, sì, dovrebbero proprio fare il contrario, dovrebbero fare il contrario, dovrebbero permettere di tenere aperto fino all'alba tutti, ma io penso proprio questo, si fanno queste cose perché si fanno queste cose perché sono delle stratagemmi elettorali per conquistare il consenso di quell'elettorato che è fatto magari di signori che vivono al secondo piano, che non vogliono rotture di palle, quindi si lamentano se c'è qualcuno che fa rumore in strada, e questa cosa qui cambia il test perché? Perché demotiva l'impresa giovanile, perché e quindi okay, questo qua è proprio un errore. È proprio un errore, è un errore politico. Le politiche dovrebbero essere tutte rivolte verso lo sviluppo dell'impresa giovanile. E l'impresa giovanile passa attraverso i locali notturni, passa attraverso i bar, passa attraverso il suono, il suonare dal vivo, passa attraverso la vita, la cosiddetta movida, passa attraverso quella cosa. Poi è chiaro che ci sono dei rischi, ragazzi. Quando uno è un ragazzo, è chiaro che la vita se la mette in gioco, per cui si corrono dei rischi. Però le cose, se non decidiamo di correre qualche rischio, allora andiamo tutti a dormire e siamo a posto.